Stando tanto tempo in carcere hai molto tempo per riflettere. E il tempo che sto qui lo uso più che per riflettere, ma per riprendere la vita mia a mano, per trovare un lavoro, per ripartire bene in carreggiata quando uscirò da qui. In base a quello che c'è da fare in comunità, se fa. Non so, se taglia erba, se pulisce la camera, se pulisce il pavimento, qualcosa c'è sempre, se puliscono i cani, qualcosa c'è sempre da fare. E poi il pomeriggio 3 volte a settimana, dopo mangiato, alle 2 vado in palestra, che sta sempre qua vicino in zona. E poi la sera rientra, alle 8 si mangia, si vede in firma tutti insieme, si gioca a carte, non so quello che si vuole fare. Finito il film, finita la partita, alle 11, sì, alle 11, 11 meno un quarto, 11 e un quarto, in base alle nostre esigenze, si ritorna tutti in camera. Ho iniziato venendo qui solo la mattina, praticamente uscivo in articolo 21 dal carcere tutti i giorni e rientravo il pomeriggio, lavorando qui sotto all'orto col progetto Granello di Senape. Poi questo progetto stava per finire, il giudice ha deciso di darmi la possibilità di poter venire qui tutto il tempo a vivere, cioè un soggiorno pieno. Io sono entrato in carcere con la testa che volevo uscire il prima possibile e in comunità a casa. Poi mo sto in comunità e sono contento del momento presente. Ancora il mio percorso non è avviato bene, perché è da poco questo qui. E mo sono alla ricerca di un lavoro, ho mandato qualche curriculum in giro e aspettiamo una risposta. Mo dovrebbe avviare tra poco una borsa lavoro e vediamo come va. Questo è un posto, il posto ideale dove poter riprendere la propria vita in mano, perché alla fine se hai la testa e la voglia di poter cambiare, qui c'hai tutte le possibilità che vuoi, perché non. Cioè, questo ambiente non ti porta a fare niente di male, perché non ti manca niente, quindi non c'è motivo per poter fare qualcosa che non devi fare. E poi ti aiutano in tutti i modi a trovare lavoro, sono comprensivi, c'è sempre una persona con cui parlare, quindi. Non abbiamo la bacchetta magica, abbiamo soltanto l'attenzione per i ragazzi, farli lavorare, dargli una vita come qualsiasi papà o qualsiasi mamma cerca di fare. Quando sono infra 17 anni o 18 anni, generalmente offriamo loro la possibilità di studiare e cerchiamo di convincerli quanto sia importante per la loro vita. Poi gli adulti, importante trovare poi un qualcosa che li porti e li proietti verso l'attività lavorativa. E questo cerchiamo di farlo attraverso tutte le varie situazioni che si incontrano, che si trovano. Oggi siamo ai minimi storici, abbiamo 360 ragazzi in carcere con 13.500 più o meno ragazzi presi in carico nel complesso. I ragazzi che troviamo in IPM sono ragazzi che hanno alle spalle storie di vita faticose, sono ragazzi che provengono da situazioni già di precedente marginalità sociale. Il periodo della detenzione va ad accentuare ancora di più questa frattura con la società esterna, perché naturalmente ti levo dalla scuola del territorio, ti levo dalla formazione professionale del territorio, ti levo dalla famiglia, dagli affetti, eccetera. Quel periodo, invece di essere un periodo detentivo, chiuso, rendiamolo un periodo vivo e aperto, rendiamolo un periodo nel quale si costruisce il futuro del ragazzo. Allora poi riusciremo ad avere una persona che non torna a fare il reato e converrà a tutti. Stando tanto tempo in carcere hai molto tempo per riflettere. Il tempo che sto qui lo uso più che per riflettere, ma per riprendere la vita mia a mano, per trovare un lavoro, per ripartire bene in carreggiata quando uscirò da qui.